ancora ostacoli, questa volta le siepi, un discendente 3400 metri in campo per barrare Will Grobe, attesissimo e anche favorito della corsa, che andiamo a rilevare in terza posizione, adesso in seconda con Filosuf che ha preso il comando, terza posizione per Tasos, quarta per Serbarrare, quinta per Pau, poi gli altri due che sono Klimt e Lady Terraia. Filosuf dunque che sta imponendo l'andatura al drappello che è capeggiato, dopo Filosuf naturalmente, da Will Grobe, che ha esitato però su questo ostacolo, molto esitato, tant'è vero che si è portato in quarta posizione, se non addirittura in quinta, sopravanzato anche da numero 5 Tasos, da numero 1 Serbarrare, e affiancato, diciamo, da Pauo, che è molto, molto, molto trattenuto Pauo. Guardate, guardate come fatica Raffaele Romano a tenerlo buono, evidentemente lo deve dosare per farlo lanciare, per lanciarlo nella fase conclusiva. Filosuf sta imponendo la cadenza, Tasos è volitivo, molto volitivo Tasos, adesso c'è l'avanzata di Lady Terraia che si va a proporre alle spalle dei primi due insieme a Will Grobe, adesso solitario al terzo posto. Buon varco interno per Serbarrare che si ritrova alle spalle dei primi due, ma questo l'abbiamo detto tante volte commentando delle corse in ostacoli. Dopo ogni ostacolo c'è un rimescolamento delle carte, un riposizionamento ovviamente di quelli che stanno lottando per la leadership della corsa. Diagonale che viene affrontata sempre da Filosuf con Tasos, Will Grobe, Serbarrare, poi Lady Terraia, all'esterno di Lady Terraia Pauo che coglie un bel varco, e andiamo adesso a passare davanti al traguardo, ma manca un giro, l'ultimo però, con Filosuf e Tasos, un Tasos volitivo, un Tasos che ripetiamo molto pimpante fino a questo punto della corsa, poi Will Grobe che ha al suo interno Pauo, Serbarrare che è un po' in difficoltà anche per via del peso non leggero, comincia un po' a risentirne. Attenzione perché Will Grobe non ha saltato bene questo ostacolo, un po' sulle sue, bene in corsa sempre. Tasos sta confermando le aspettative, le nostre impressioni e si sta lanciando al comando. Ora esce allo scoperto Will Grobe, eccolo qua. Era stato centellinato, mentre esce di scena Filosuf. Si tiene in quota a barrare e c'è sempre ovviamente lì a lottare Pauo, che Raffaele Romano ha davvero spizzato, come si dice a poker. Un po' in difficoltà adesso, uscendo dalla curva, Will Grobe. Pauo si lancia su Tasos che esce male da questo ostacolo. Pauo è in vantaggio, Tasos, poi Serbarrare, manca una siepe al trionfo di Paolo Favero, che va a dominare dall'alto delle sue 68 affermazioni, unico in tutta la storia del TARF italiano in ostacoli ad ottenere tanto in un anno soltanto, 68 vittorie per il grande Paolo al secondo